Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Di Nuovo Viaggio con l'Impero Britannico. Come vedete stiamo in guerra contro la Francia, chiamati dall'Austria, quindi magari non becchiamo quello che ci interessa. Mentre in India ci continuiamo ad espandere, come vedete abbiamo già allargato un bel po' la nostra compagnia delle Indie Orientali. In realtà ho fatto qualche ricerca perché insomma c'era qualcosa che non mi tornava. Allora, l'East India Company è una commercial enterprise. E solo questa può essere la commercial enterprise, quindi quel bonus rottissimo che sta qua, mo lo trovo, questo bonus rottissimo che ti dà la commercial enterprise, cioè meno 75 reduce, 3 penalty e 5 trade efficiency, lo puoi prendere solo una volta, diciamo che non si stacca. Quindi insomma così, addirittura nessun'altra nazione nel gioco può fare questo tipo di vassallo, proprio solo l'Inghilterra e solo con l'East India Company come risultato della missione, mancava di rilasciare in qualche altro modo insomma. Quindi fammi vedere un attimo come stiamo messi a forti, no, perché pure qua gli avevo fatto un forte massello, ok, sì, sarebbe da controllare se si riesce a fare un forte pure qua. Allora, un'altra cosa che volevo controllare, sicuramente mo staremo veramente fuori ecco, vedi, stiamo veramente sotto del limite. Sarebbe da aggiornare gli eserciti. Intanto togliamo la pausa, ragazzi. Sarebbe da aggiornare gli eserciti perché da un botto che costruisco di tutto e di più, c'ho 1000 al mese e non, praticamente sto buttando tutte cazzate i soldi. Addirittura fuori produzione ho usato tutti i soldi per finire investimenti di ogni tipo in tutte le tre company, ragazzi. Mi rimane solo supply, defensiveness. Che posso fare dove stanno i forti? Quindi questi qua diciamo saranno dei posti che verranno presi molto difficilmente. Qua se non sbaglio avevo fatto il forte uno di questi due, insomma, va bene. Mi è arrivato pure un mercante. Allora, sto mercante, oltre il tappo che sta qua, devo mettere uno che mi spara roba dall'India, ando dico io. Quindi questo ho fatto un tappo che non manda niente in Europa. Attenzione. E tutto il resto gira in, non dico io. Battle of Songo, ho fermato i ribelli al nostro vassallino. Fammi vedere un attimo, Ah, beh, qui stiamo rovinati perché non riusciamo a dare la roba all'East India Company. Anche se potremmo prendere un altro po' di coso. East India Company si prende un po' di tariff. Eh sì, ragazzi, è così che funziona. Un altro po' di assolutismo, magari ci abbassa l'admin efficiency. Cioè, ci aumenta la efficiency, che dici? Vabbè. Insomma, mo, appena finisce questa guerra, potrei anche cominciarlo a fare negli altri eserciti, insomma, il restyling, perché probabilmente abbiamo superato la cosa, come si chiama? La linea, insomma, di combattimento adesso è cambiata. 10 di prestigio. Quindi cominciamo a farlo, dai. Allora, che template si fa? Fammi vedere. Combat width 32, quindi ci devono stare 32 cannoni. Quindi io faccio degli stock e me mazza, sono grossi questi, sarebbe da fa... Oddio. Sarebbe da fa così. 64 cristiani, poi tocca pure trovare una cosa, vabbè. Combat with. Vabbè, famolo bene a sto punto, se proprio dobbiamo. Ok, quindi 68.000 cristiani. Ecco, qua sarebbe da trovare la provincia dove si può fa. E quindi questa è già una sfida. Oppure faccio anche la versione a mezzo. Quindi, mentre c'è quello che è così, faccio pure 16 qua, 16, 2, 16. Che insomma già è un miglioramento. Perfetto, ti è. Che ho staccato? Due cavalli. Vabbè, ti è. Butta, butta. Mezzo, mezzo. Dovrei averli finiti gli eserciti in Europa. Ok, sì, sti 10 chi sono? Sono i Marines. Sti 8 sono dei mercenari che proteggono la Alaska. Vabbè, questi insomma ce l'ho dall'inizio della partita. Questi stanno in guerra. Sti 24 possono diventare mezzo combat wit. Non si può fare dove non c'ho i core. Vabbè, allora lo facciamo prima da qua. Tiè.
Ok, credo che solo qualcuno rimanga. Ok, questi stanno... Pure questo? Sì, pure questo. Però credo che qui non ci siano corpi vicini. Vabbè, mo aspetto un attimo per finirli là. Vabbè, dai, intanto già ne ho fatti una cifra. Sarebbe pure da sistemare sti 3-4 che sto qua. Ah, l'Austria ha aumentato il prezzo del vino e del vetro un po'. Questo ovviamente ci aiuta anche a noi. Più aumentano sti prezzi, insomma, più ci becchiamo anche noi dei bonus. Intanto noi abbassiamo i ribelli dappertutto. Come vedete sparisce Ligona ogni volta. Anche se sarà molto difficile stavolta, non fa proprio fare nessuna ribellione. 25 church power. E beh, se fai così però non è così difficile. Il mese prossimo già gli posso abbassare del 20% tutto quanto. Cioè, se riesco a non far spawnare manco un ribelle durante questa fase, ragazzi, vi porto praticamente una cittata. Una cittata in diretta. La casa Tudor trema oppure mezzo di corruzione. Porto mezzo di corruzione, chi se ne frega. Ok. Ah, comunque, ragazzi, l'ho già messo nel montaggio del video dell'ultima puntata. In realtà, per fare quell'obiettivo di 25 sviluppo, te dovevi fermare tutte le culture inglesi tranne questa provincia qua. Quindi basta che sviluppi praticamente l'Inghilterra di oggi, tranne sta provincia qua, a 25. È molto più facile previsto, non devi fare niente in Irlanda. È morto l'Army Organizer. Quindi ci mettiamo... intanto metto questo per lo sconto dell'esercito che non posso evolvere. Intanto butto tutto. Ok. Se la guerra finisce super easy e io non ho beccato nessun ribelle, godo. Chi è? Va bene. Brandenburg si è preso. Brandenburg che sta nell'unica provincia che all'inizio non c'ha. Ok, perché questa è Neumark che te la dà l'ordine teutonico. Quindi Brandenburg è rimasta nell'unica provincia con cui non c'è parte. Comunque, vediamo se posso costruire qualche altra cosa. Magari ho finito qualche costruzione. Sì, li costruiamo tutti questi. I mercatoni, ecco qui. Ok, perfetto. E praticamente non posso fare più niente, ragazzi. Ho costruito tutti gli edifici e tutti i potenziamenti delle Red Company. Cioè, come posso arrivare a coso? Il canale di Panama. Appena arriverà, insomma, lo facciamo. Posso rifare il potenziamento? No. 4 conversioni a bestia in India. Credo che sia impossibile. Non ce la faccio. Oddio, però mi potrei pompare un po' di assolutismo così? Raga, voglio città, cacco. Ci ho messo un po' di punti, sti cazzi. Il mese prossimo posso abbassare ancora la religione? No, verrà 2 mesi. Insomma, vediamo. Sei 14. L'ammiraglio è morto. Ok, mo ne mettiamo uno nuovo. Mamma mia, che ammiragli escono! Ok, vabbè. Senti, ma qui... ok, alla fine la flotta commerciale di Hormuz è arrivata. Ok, senti, ma tanto io ho i slot ammiragli liberi, ma perché non mettiamo pure gente a proteggere trade in sti posti stronzi? Ok, tiè, riabbassiamo i ribelli. Mamma mia, ragazzi. Qui si gode, calcolo. 28% e 28%. Chi è? Trade efficiency, mi sono scordato di cambiare coso, eh. Però è feticista dei piedi questo. Mi sono dimenticato di cambiare questo qua, che posso mettere disciplina, Haveling Drake. Non è inglese? È irlandese. E per quello non c'ho lo sconto che mi dà l'Ichnuchnuk, che adesso sta a Londra. Vedi? Ok, qui intanto sto convertendo roba in India. Sempre meglio di niente. Ok, un'agendona. Abbassa la sovraestensione. Fai un'università a Groningen. E questa, ragazzi, è la miglior missione che puoi fare. Ok, qui 2 cose in più da fare. Altre 2 cose da fare.
L'università qui l'ho fatta dappertutto, sarebbe da farle anche nel resto del nodo de Londra, se mettiamo caso voglio sviluppare qualcosa. Tiè. Tutta università stecca. Controlliamo sempre la religione, mo che sto convertito dovrebbe aumentare la velocità con cui prendo i cosi. Oh, Wallis, perfetto. Franca Contea. Ho ammazzato un K così a caso. C'è il Papa che ci frega un assedio. 40, eh. Tangioe. Questa, ragazzi, è una battaglia che praticamente mi sto a fare da solo. L'Austria è andata a Napoli. Ok, i K del nemico si buttano addosso ai miei castelli e quindi mi fanno andare avanti con l'assedio. No, ci ho ripensato qui. Ok, Auvergne l'ho preso. Gli ammazzo pure un cristiano qui al Papa. 49, che sfiga. Vediamo se c'è l'occasione di ribellarsi. Ok, no, non ce l'hanno avuta. Abbasso di altri 20 allora. Ma uno stava a 90 perché è rimasto a 70 secondo me. Cioè, ancora rossa l'icona, quindi vuol dire che stanno a 70. Ormai ci siamo. Ok, tutti questi soldi. Cioè, ma come meraviglia da uppare, ragazzi. Cioè, se prendo Parigi almeno me prendo Tolerance to Faith, Religious Unity, Church Power. Qui un po' di tutto, ragazzi. Prendi una marea di roba, ragazzi. Ecco. Vabbè, ma qua già c'era l'ammazzatore dei ribelli. Non è vero, non c'è più l'ammazzatore dei ribelli. E ce lo mettiamo subito allora, tiè. Ok, senti, ma perché questo non si può evolvere? Spostiamo sti due così evolvo anche questi. E senti, quanto stiamo? 4,41. Va bene. Ecco, mo, appena ho diciamo 10k faccio un po' di regimental camp sparsi a caso. Che andiamo in Savoia. Bilza. Ok, qui c'è sta questo pronto. Avoiding strong enemies. Torna indietro. Mezzo e butti i due cavalieri. Sono una mossa tattica, questo debutto ai due cavalieri. Allora, l'obiettivo qual è? Che se io unisco due di questi eserciti, ho un esercito solo a combat whip, quindi ho il bonus di combattimento massimi. Ah, il re, ma che stanno a fare i diplomatici? Ok, quello sta a migliorare con Air, ottenendo scarsi risultati, ma. Ecco, questo mo lo piazzo a Tafilalt. Che se gli mando un regalone, insomma, questo diventa pure positivo e un po' più entrare in coalizione. La Francia 68%, ma niente, eh. Velanadu. Ecco, questo ovviamente. Questo ovviamente. Qui ci potrei mettere un altro generale. Abbassiamo i ribelli. Due ribelli l'ho presi, ragazzi, quindi non sto a barà. Purtroppo non sto a barà. Ok, quindi questo sale sulle navi di trasporto che ho sapientemente lasciato in India. Mo' vediamo se riesce a fare le 3 caselle di mare prima. Ah no, due. Ok. Lyonnais. Ok. Andiamo a Avignone. Così ammazzo il castello del Papa, che anche lui sta in guerra. Malacca rompe i maroni. Ho fatto l'università in un posto, ho preso 35 punti in tutto. Questo diventa mezza front line. Questo risale qua. Arriva a Madurai, tiè. Tu rimettete ad ammazzare un po' dei ribelli qui intorno, che in realtà stanno molto in forma. Qui ci stanno tanti ribelli. Ok. Ragazzi, stanno impicciati questi. Che dobbiamo fare? Forse gli devo da questo all'Austria, perché l'Austria mi sa che vuole la roba qui intorno. Ok, qui abbiamo quasi finito. Mo' che finiscono questi, li rimando là sopra. No, è vero, manca ancora un cannone. Quindi è a posto. Tanto pure a Manpower, ragazzi, sto da paura. Faccio 3.000 e mezzo. Pensavo di più, però faccio 3.000 e mezzo al mese. Ouagadou diventa musulmano. Niente, niente. Il simposio. Meno uno della Shoah Arrest, ragazzi. Meno uno di National Arrest. Meno 20 a tutti quanti, tiè.
Non vi potete ribellare. Avvelenato, prendo tre galeoni. Che andranno a una flotta da combattimento. Vabbè, questo non si clicca. Addio, abbiamo convertito. A Savoia abbiamo vinto l'assedio. Diamoglielo all'Austria, e questo sta vicino ai suoi territori. Qua in realtà io ho messo tra le province di interesse un bel po' di roba, quindi se questi non vogliono fare stronzi, e comunque l'Austria è stata spostata, ma non è che sta proprio messa male. Vediamo se mi ha dato qualcosa, eh. Che stronzi, ma non ho niente. Ma non ho niente, sì. Mazza, però, manca a fa così, eh. E vabbè. 1, 2, 3 e 4. Niente, manca a fa così però. Fammi vedere se è vero che non mi hanno dato niente. Mi pare di non averlo letto. Non mi hanno dato un cazzo. Ma non un cazzo. Ma non un cazzo. Ok, vabbè, comunque qua c'è un centro commerciale post suppa perché l'ho portato a 25. Pure quest'altro, why not? Lo facciamo. Molto bene. Mo che finalmente questo mi ha fatto andare in pace. Posso prendere la nostra East India Company, nuova sessione di registrazione, quindi non si sogna di nuovo, si fa così. Ok, io l'ho portato al 99% di sovraestensione, come al solito. E insomma, ragazzi, gli ho dato prendere sta zona qua, mo lo vediamo subito. Gli ho dato sta zona qua e ste caselle qua. Qualcosa mi sa che già erano dei gore. Se vedete che l'hanno preso in qualche modo, insomma, come vedete, sono andati pure meglio. Posso convertire roba all'anglicanesimo, ma insomma, lo farà in automatico il controllo. Quindi, mo non c'ho più problemi dei ribelli. E anzi, mi sa che Juan Pur è stato gangbangato da qualcuno. Quindi, insomma, tregua con l'East India Company. Solo con l'East India Company? E com'è? Se sono menati? Vabbè, invece con Bramani. Tra 5 anni i bramani prendono le botte, va bene. Quindi, vabbè. Qua rimettiamo un attimo l'ammazzamento ribelli e mo insomma ne usciranno. Sta provincia l'ha staccata, ma la so tenuta io, che non mi sono fidato. Questo sta ancora a ammazzare i ribelli, va bene. Sarebbe da cominciare a tramare contro Majapahit, che purtroppo c'è un sacco di roba. Oppure, visto che non ho preso assolutamente nulla di aggressive expansion in Europa, è arrivato il momento di attaccare la Netherlands. Che è alleato dei Munster e Liege. Ok, quando questi arrivano qua, ci siamo. Ma dov'è la mia flotta da combattimento? Ok, sta qui. Quindi questi li riportiamo qui. Ecco qui. Allora cominciamo a prendere qualcosina di questi ragazzi qua. Che posso togliere? Ogadin era il mio vassallo che era un pochetto ribelloso. Ci ho messo il coso, ma questi erano diventati, diciamo, molto ribellosi perché con la sovraestensione perdi Diplo Rep, ok? Poi, vabbè, ovviamente li ho pure convertiti di religione, quindi c'è stato un più 100% Liberty Desire che. Oh, 25, ho preso un altro mercante. Dove metto questo mercante? Guarda, mettiamo a Genova. Lo mettiamo a Genova e cominciamo a prendere quello che non riesco a mandare a Londra o più lo stesso. Ok, mo quello è tornato e lo metto a fare la spia. Mo prendo quest'altro 30 giorni. Ok, e mo guarda, l'unica cosa che voglio fare prima di cominciare questa guerra, facciamo un attimo questo. Li facciamo diventare tutti mezzo template. Così ho pure i bonus all'assedio potenti. Facciamo il reggimento al camp dove si può fare. Non dai nostri vassalli. Questa è tutta roba che devo da. Ragazzi, ma c'ho manco i posti dove fare reggimento al camp. Ma vabbè, insomma, appena mi si accumuleranno i punti, nei posti dove non posso fare reggimento al camp in Inghilterra, li farò sviluppandoli. Quindi, die, mezzo. E cancelliamo questo. Mezzo e cancelliamo questo. Ragazzi, mo dovrei forse star fuori. Ok, forse sto fuori di capacità dell'esercito. Ma insomma, chi se ne frega. Tanto siamo ricchi. Ma è uscito qualcosa di decente. Ah, sì, disciplina. Sì. Ok.
Qua c'ho qualcosa da upa? No, le navi sono quasi tutte aggiustate. Ecco, questi soldi che mi avanzano, devo fare una cosa interessante. Ma si può fare un template del Man of War? No. Allora niente. Quindi guarda, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. C'è un obiettivo che devo fare, che è 500 navi pesanti. 5, 10, 15 e 20. Oddio, qua 5 tutte insieme. 500 navi pesanti. Quindi ragazzi, cominciamo a farle 60 a botta. Tanto posso fare una quantità di navi assurda, come vedete, 800. Ma appena questi se fanno, ragazzi, io già ho 2 claim. Se intanto riesco a rimediare un altro claim ancora, ragazzi, ma che ho preso un altro mercante ancora. Ma che sono sti mercanti? Ma dove stanno arrivando? Ok. Oh, qui l'ho beccato, qui l'ho beccato. Qui niente. Filippine, mamma mia, Filippine è pochissimo, ma manca. Ok. Senti, qua Bengal già ci sta. Eccoli qua, questi dell'India devo mettere. Transfer. Ecco, pure questo dovrei mettere. Scusa, quello di Genova. Che questi via terra mi mandano via 13. Insomma. Ma che stiamo a fare? Ecco, poi qua sarebbe da sviluppare qualche provincia, in realtà. Se mi avanza qualcosa, no? Perché qua pure ho messo lo sconto allo sviluppo, ovviamente. Quindi qua ci stanno le spezie. Ok. Questa va meglio. Ho fatto il potenziamento da Trade Company, che mi fa risparmiare, insomma, il più possibile sviluppando. Ok, li porto tutti a livello successivo di sviluppo. Ok, vediamo che posso costruire qua. Qua c'è tutto. Vabbè, questi li faccio uguale. Workshop. Ha una provincia del subject. 4 province del subject. Ok. Regimental camp. Tiè, mettiamo il reggimento al campo. Valgono 0,30, ma chi se ne frega. Ok, quindi lì abbiamo pure un altro po'. E adesso dovrei essere arrivato a 51 sulle Filippine. Mome dovrebbe essere arrivato pure un altro mercante. Forse ne ho perso uno e ne ho guadagnato un altro. Oh, perché vedi, Filippine 55. Sì, dovrebbe essere successa una zozzeria di questo tipo. Senti, ma ce l'ho i ribelli? Indipendenza va a Guascogna, che quando mai si sono ribellati in Guascogna. E io abbasso così. Ma senti, ma ce l'hanno l'arrest? Armagnac. Guarda, io ammazzo un attimo l'arrest così. In Guascogna c'è sta 0,4 l'arrest, che chissà come hanno preso. Voglio vedere se hanno cominciato a fare... Buoni soldi da usare, ci io ti do. Voglio vedere se hanno cominciato a fare... I gore, questi qua sì, questi l'hanno cominciati a fare. Mi ho dato pure un po' di strisce qua. Senti, ma... E Portogallo, ma sto in pace? Mamma mia. Junior partner Etiopia. Break alliance con la Spagna. Che vuoi? Ragazzi, ma perché questi hanno solo 66? E perché ci devo mandare un attimo questo? Scusa, gli posso chiedere la trade power a Portogallo? Ah no, è un'altra cosa. Ask for military access, queste cose qua. Vabbè, tanto faccio così. Ti togli questo da Tafilalt. Ok. Ecco, invece l'Austria come funziona? Ci stanno gli Asburgo. Eh no, perché con i favori in linea teorica gli potresti fare pure... Ah no, sono su Hard, quindi no, non si può giocare. Sto giocando ad Hard. O Portugal vuole fissarsi con Magia Bait. Nascia. Però mettiamogli le province che mi interessano.
No, qua penso che siano quelle del Portogallo. Guarda, io metto queste qua come province di interesse, poi c'è sta questa. Qui c'è tutto Maja Pait, quindi ci mettiamo altre province, magari mi dà qualcosa, almeno questo. Quello mi sa che è del Portogallo. Tutto Maja Paitoso qui. Va bene, vediamo che me dà, vediamo che rimedio. Non dovrei aver messo niente del Portogallo, credo, però mi manca questa, guarda. Ok. E poi mi ricordo che Brunello de Montalcino lo potevo prendere e protettorizzare. No, si può più fa. E vassallizzare? No, no, no. E allora niente, vabbè, accetto. C'è pure Bengal, Brunello. E Pasai. Scusa, ma questi erano i miei trade protectorate. Mo' che succede? Allora niente, guarda, questi qua devo mandare insieme a quest'altro. E mo' cominciamo a fare qualche sbarco qui. E mi sa che li ammazzo. Ragazzi, anche se erano i miei trade protectorate, mi sa che questi devono morire. Vabbè, dai, fortunatamente ho lasciato una flotta potente qui. Tiè, andiamo a spiegare come funziona questo. No, 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 non devi fare così. Ok. Tieni pure te. Ok, va bene. Ok, dai ragazzi, questa qua la vediamo nella prossima puntata. Certo, stiamo un po' a perdere tempo con i nostri ragazzi. Se qua abbiamo finito, intanto comincio pure la guerra con la Netherlands. No, ancora manca qualche cannone. Va bene, dai, manca un pochetto. Io con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. A presto!